persona. Ponle Cristian Delgado. Gente de zona. Uno más. Hola, los amigos de Momento Latino. Estamos aquí con una gran artista internacional, la maestra Omara La Pera, que viene de Cuba y la conocen en el mundo entero. Hola, Omara, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Ok, bienvenido, Omara, a Momento Latino. Entonces, Omara no necesita presentación porque pienso que el mundo entero te conoce, pero pudiera ser que sería bueno que tú le contaras a las personas que nos siguen a través de nuestro canal Momento Latino, ¿quién es Omara La Pera? ¿Qué cosa representa el ganarse un nombre y un título como el tuyo, que tantas personas te conocen en el mundo entero? Ciao, niente, sono arrivata in Italia 20 anni fa. Vengo da Cuba, da dove facevo la sportiva da piccola, facevo la squadra nazionale di tuffi di Cuba. Poi ebbe un incidente e passai alla danza e cominciai a ballare in una compagnia di danza di Varadero che si chiamava Cubana Can. E subito dopo di questo sono venuta in Italia, mi sono sposata e ho incominciato a insegnare qua. E questa passione, vabbè, me la porto sempre da piccola, ballavo da piccolina con i miei genitori, andavo a tutte le feste, ai concerti, nella scuola sportiva ero sempre la prima ad alzarmi, a ballare, a far ballare tutti, e evidentemente ce l'avevo dentro. E niente, arrivata in Italia, ho cominciato a insegnare, ho ballato con Esmi Diaz, un grandissimo maestro, ho studiato la sua accademia Metangala, tutto quello che è il folklore cubano, l'afro, la rumba. E poi ho cominciato sempre a Napoli a insegnare tutto quello che è la cultura cubana. Dalla mia scuola sono usciti tantissimi ragazzi che adesso sono bravissimi, sono maestri. E niente, ho ballato con diversi personaggi famosi, pubblici, si dice, no? Sì, che fanno ho fatto degli stage, dei congressi insieme a Michael Fons, Alberto Valdés, Barbara Jiménez, Rolly Made, vabbè, quelli là, i migliori che stanno nella piazza. Poi niente, ho avuto il mio bimbo e ho continuato, mi sono dedicata di più alla scuola di ballo e adesso ho ripreso un'altra volta gli spettacoli insieme ai ballerini cubani che vengono dalla Scuola Nazionale d'Arte della ENA e stiamo facendo un po' il giro con questo spettacolo che è meraviglioso, rappresenta tutta la cultura cubana e non abbandono mai i miei insegnamenti, cioè la scuola sempre, sempre avanti, ho tantissimi allievi che mi vogliono bene e spero di rappresentare al meglio la cultura cubana. Entonces, a Omara La Pera la conocen como una de las primeras maestras aquí en Nápoles. No obstante, Omara La Pera ha trabajado fuera de Nápoles, ha trabajado en toda la Italia, ha trabajado fuera. Sabemos, yo no lo quiero contar, quiero que lo cuentes tú, que tú has viajado a muchos países, pero uno en particular, que cuando yo escuché a Omara La Pera fue a enseñar salsa, ahí yo que me quedé diciendo, pero ¿cómo es posible? Cuéntanos un poquito de eso, quiero que lo cuentes tú. Y allora, la mia esperienza è stata a Tokyo, in Giappone. Praticamente mio fratello che vive là e anche lui insegna là una scuola di ballo. Allora sono stata chiamata e sono 5 anni ormai che ci vado, degli allievi là che mi vogliono bene, mi chiamano ogni anno e facciamo spettacoli, facciamo stage, facciamo tantissime cose. È bellissimo il Giappone. I giapponesi sono molto bravi a ballare la salsa anche. Sì, io so che los japoneses come los Dinamarca, la gente de Dinamarca en Japón bailan cosas que uno no se esperaría porque los japoneses son muy chiquiticos, ¿no? Pero yo sé que ellos bailan muy bien la salsa. Entonces, Omara, tú que tienes la experiencia como maestra, que has formado tantos maestros que trabajan en Nápoles y fuera de Nápoles, ¿cuál es tú has visto crecer, ¿no? Porque son 20 años que estás aquí y has enseñado tanto. ¿Cuál es el consejo que tú das a las personas? ¿Cuál es el consejo que tú das a los que no bailan, no la conocen la nuestra cultura y la ven y piensan que es solo la salsa? ¿Cuál es el consejo que das a las personas que quieren acercarse a este mundo? Allora, el primo consiglio que do es quello di fare un viaggio en Latinoamérica. Per quale motivo? Perché così si avvicinano alla nostra vera cultura e incominciano a vedere i nostri diversi tipi di balli, che non è solo la salsa,
Allora, li direi di avvicinarsi a tutti i cubani, a chi piace la cultura cubana, e seguire questi balli. Qua a Napoli ce ne sono tanti di maestri cubani, sono tutti molto molto bravi. Esto demuestra, queridos amigos, la humildad de esta maestra, porque ella está aconsejando a todos de ir a las escuelas, no le está diciendo vengan a mi escuela, y eso demuestra la gran humildad. Estas fueron las palabras de Omara La Pera, la maestra, directamente de Momento Latino para todos los amigos que nos siguen. Un saludo para las personas que nos siguieron. Bueno, hasta la próxima y gracias de la entrevista. Ok, gracias Omara La Pera aquí en Momento Latino.